Intanto mi congratulo con gli altri che sono intervenuti e cercherò di essere il più breve possibile per evidenti esigenze di tempo. Allora, come ho già anticipato, l'elaborato si concentra sull'attività di esercizio dei raccordi ferroviari di Porto Marghera SPA. È una società di manovra che gestisce il terminal, diciamo, il trasporto ferroviario qui a Marghera. La tesi è nata in presso Pulistudio SPA, l'azienda dove lavoro, e appunto, come ho detto, sistema di gestione della sicurezza ferroviaria di ERCRA. Una breve introduzione su cos'è un sistema di gestione della sicurezza ferroviaria. Vedremo poi quali sono gli enti coinvolti, qual è la normativa di riferimento, proprio brevissimi cenni, chi è ERF e le proposte di miglioramento che sono nate con la tesi, insomma. Un sistema di gestione è una struttura tecnico-organizzativa che è costituita essenzialmente da un manuale, procedure, istruzioni e moduli che permette all'azienda di raggiungere specifiche. In particolare, sistema di gestione della sicurezza ferroviaria invece è obbligatorio per due realtà, l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura. Il certificato viene rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, oggi è diventata ANSFIFA, si colloca in contesto in cui le normative di riferimento vengono sostituite dalla direttiva 2016/798 e dal regolamento delegato, tenete presente che la direttiva è stata recepita solo nella primavera di quest'anno a livello nazionale. ERF è uno dei 14 gestori unici individuati in ragione della complessità e particolare collocazione strategica e ha ottenuto, è la prima società in Italia ad aver ottenuto il certificato di sicurezza completo per l'impresa di sola manovra completa di parte A e parte B e diciamo smista i treni in arrivo alla Venezia di Marghera Scalo verso tutti i terminal che vediamo evidenziati sulla destra, arancioni, insomma. L'oggetto è la stazione di Venezia Marghera Scalo, l'oggetto del certificato di sicurezza. Il sistema di gestione della sicurezza ferroviaria invece è stato concepito per prendere in considerazione tutte le attività di ERF nel comprensorio. Il certificato di sicurezza infatti si richiede per l'accesso alle reti nazionali, nel caso di ERF solo praticamente per la stazione di Venezia Marghera Scalo. Nella tesi ho sintetizzato, insomma, le principali procedure del sistema di gestione che vedete elencate. Le proposte di miglioramento hanno riguardato tre aspetti in particolare. Uno, l'integrazione del sistema di gestione della sicurezza ferroviaria con i sistemi di gestione integrati, qualità, sicurezza, quelli volontari. Il secondo aspetto è l'integrazione del fattore umano nella valutazione del rischio e lo sviluppo della cultura della sicurezza. E l'ultimo aspetto è l'approfondimento legato alle merci pericolose. Perché vediamo il primo aspetto, il primo approfondimento, è legato essenzialmente alla volontà da parte dell'azienda di realizzare, controllare e migliorare continuamente la sicurezza e quindi l'operatività. Per farlo, ho proposto, insomma, che venisse integrata la qualità e la sicurezza sul lavoro con la sicurezza in ambito ferroviario. E questo riesce bene perché nel passaggio tra la direttiva in vigore precedentemente e la 2016/762, la normativa viene organizzata con la struttura di alto livello tipica di tutti gli altri sistemi di gestione e quindi riusciremo anche facilmente a integrare gli aspetti. Infatti, in basso a destra trovate i titoli dei capitoli della norma che sono divenuti adesso comuni,
organizzati con il Brand New Check Act, che è la base, diciamo, di tutti i sistemi di gestione. Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva richiedono che il sistema di gestione della sicurezza ferroviaria integri nella valutazione del rischio il fattore umano e la cultura della sicurezza. La letteratura in generale, il settore ritiene che incorporare il fattore umano nella valutazione del rischio sia alla base del successo di un sistema di gestione. Sulla mansione di ciascun fattore umano, tenendo conto di tutte le dipendenze tra i vari fattori umani, e quello che abbiamo proposto inizialmente, cioè come primo approccio, è stato di partire dall'attuale registro degli eventi pericolosi, dove sono individuate tutti i possibili eventi che possono compromettere la sicurezza nel trasporto ferroviario. Qui vedete un esempio: condizioni di carico anomalo. Da questo, a partire ad analizzare i sottocasi, quindi merci, movimento del carico, carico non conforme, oppure formazione treno non conforme da parte di ERF, analizzare l'albero delle cause, andare ad analizzare attualmente qualitativamente il rischio che il fattore umano possa incidere sulla categoria di evento pericoloso, e abbiamo quindi due possibili strade: l'evidenza della categoria di evento pericoloso più suscettibile di influenzare il fattore umano da parte del fattore umano, oppure il fattore umano che maggiormente influenza la categoria di eventi pericolosi. L'ultimo approfondimento invece riguarda la gestione delle emergenze, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alle merci pericolose. Ho analizzato nell'elaborato il piano di emergenza esterno relativo ai rischi industriali di Marghera e il piano comunale di protezione civile. L'attività di ERF non viene mai nominata, non è ricompresa in questi due piani, insomma. Tuttavia c'è un piccolo problema, insomma, legato alle soste tecniche, ovvero quando le merci pericolose non riescono ad essere immesse in maniera puntuale, insomma veloce, nella rete nazionale, e quindi questo aspetto secondo me sarebbe da approfondire maggiormente. E quindi ho proposto, naturalmente questo approfondimento non può che essere fatto in collaborazione con RFI, i detentori dei carri che non sono di proprietà di ERF ma sono di altre società, il comune e la provincia di Venezia. La proposta è di individuare delle posizioni per simulare dei rilasci di merci pericolose con software dedicati per appunto le soste tecniche, e un'analisi di rischio d'area nota come QRA, che è già stata svolta in altri scali ferroviari anche nel territorio nazionale, che va a individuare le criticità nel trasporto, nelle fasi di trasporto invece. I possibili output per la prima parte sono dei grafici, delle immagini in cui si evidenzia la zona di danno, e nelle altre invece sono dei livelli di rischio. In pratica, quindi, la tesi presenta tre possibili aspetti di miglioramento: l'integrazione, per ricapitolare, del sistema di gestione ferroviario con i sistemi di gestione integrati ad applicazione volontaria, sulla base del quarto pacchetto ferroviario, che è appunto questo insieme di norme nuovo, l'integrazione del fattore umano e della cultura della sicurezza nella valutazione dei rischi, con analisi, c'è cioè una proposta di tecniche, una metodologia, insomma, per il caso di studio, e un approfondimento per la valutazione della gestione delle merci pericolose, appunto una proposta di integrazione delle attuali procedure di emergenza.
Il sistema di gestione è sicuramente un buono strumento, e le certificazioni obbligano le imprese a dotarsene. EF non era obbligato perché come attività, cioè, la sua attività, diciamo, non lo richiedeva, allora volontariamente hanno deciso di certificarsi e tuttavia hanno riscontrato delle problematiche legate al fatto che hanno, contrariamente rispetto alla situazione delle imprese ferroviarie, hanno anche gestioni d'accordo, quindi i binari stessi. E sono emerse delle criticità, insomma, da colmare in ambito normativo per gli effetti di quella manovra, che dovrebbero caratterizzare solo l'ultimo miglio e in realtà subisce 45 km di binari, quindi anche una notevole lunghezza, ecco, oltre che essendo in un contesto vicino alla città di Venezia e a Mosca, magari è densamente popolata. Quindi ecco, per la prima volta.